l'applicatività che avrà il decreto Minniti sulle nostre realtà, dei nostri ospiti, è sicuramente restrittiva dal punto di vista dei diritti soggettivi, e questo è anche uno dei capi che comunque anche molte organizzazioni hanno mosso nei confronti del decreto, perché vanno a restringere la possibilità di tutelare i diritti soggettivi dei richiedenti asilo. Un esempio su tutti è il fatto che i richiedenti non andranno più a procedimento in sede giurisdizionale davanti al giudice, a meno che il giudice non ritenga che sia necessario, e lì bisogna proporre un'istanza e una serie di cose. Questa anche l'Europa l'ha vista come una parte lesiva dei diritti soggettivi, perché non vai a tutelare il bene primario, che è il bene del richiedente, ma vai ad accelerare una procedura per un bisogno di velocizzare un procedimento. In realtà questo decreto è molto in linea su quello che sono le nuove linee guida dell'Unione Europea, perché quello che fra gli studiosi o comunque fra le varie persone che lavorano in accoglienza, si sa benissimo che il regolamento Dublino 4, piuttosto che il nuovo regolamento sarà accoglienza o il regolamento procedure, sarà improntato appunto su questa restrizione, proprio perché l'Europa si sta facendo un po' fortezza, insomma. Nel momento in cui il primo grado mi diventa a discrezione del giudice, in base alla mia videoregistrazione o in base all'istanza che l'avvocato può proporre, diventa un po' restrittivo, un po' lesivo probabilmente, e lì bisognerà capire quanto le parole della normativa possono essere pesate, perché è discrezionale. È l'avvocato che può proporre istanza, quindi a quel punto si giocherà tutto sulla bravura, sulla capacità sulla capacità dello stesso operatore legale a trovare documentazione che supporti il procedimento in giudizio, insomma. È vero che il ruolo di pubblico ufficiale è limitato alla notifica dell'atto e basta, quindi in realtà è circoscritto. Questura e la prefettura cercano di demandare alle cooperative, insomma, o a chiedere alle cooperative una collaborazione, posponendo il problema probabilmente, cioè nel senso, avendo molte cose da fare, molti incarichi, molte cose da fare, per accelerare i procedimenti, e siccome le convocazioni piuttosto che i dinieghi arrivano anche a 20 al giorno, è ovvio che al posto che farlo fare alla questura, intasandogli la questura, lo demandano alle strutture. È ovvio che se toccherà a un operatore che è sempre in struttura fare anche le veci del pubblico ufficiale, diventerà un ruolo molto delicato e si fraintenderanno probabilmente anche i piani.